Ciao a tutti! Oggi vi leggerò una favola tratta da questo bellissimo libro qui, che è un libro di quando ero piccola, 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 e mi leggeva sempre la mia nonna. Infatti è veramente malconcio. Guardate un po', mancano le pagine, tutto scarabocchiato, però questo lo rende ancora più prezioso. Iniziamo subito dalla prima favola, che si chiama appunto La fattoria. Allora, c'erano una volta un re e una regina che avevano tre figlie e si amavano molto le due maggiori, che si chiamavano Arancina e Rossella, ed erano gemelle. Esse erano molto belle e spiritose, ma punto buone, in questo assomigliavano al re e alla regina. La più giovane delle principesse, che aveva 3 anni di meno delle sorelle, si chiamava Rosetta. Questa era tanto carina quanto amabile, tanto buona quanto bella, e aveva per madrina la fata potente. Arancina e Rossella ne erano molto gelose perché esse non avevano avuto delle fate madrine. Qualche giorno dopo la nascita di Rosetta, il re e la regina mandarono la piccina a balia in campagna, presso una buona villica, dove visse molto felice per 15 anni, senza che il re e la regina venissero mai a trovarla, però nemmeno una volta. Ogni anno essi inviavano alla fattoria una piccola somma di denaro per pagare le spese e facevano chiedere sue notizie, ma non si curavano di farla venire presso di loro, né si occupavano mai della sua educazione. Rosetta sarebbe rimasta del tutto ignorante se la sua buona madrina non le avesse procurato dei valenti maestri e non le avesse provvista di tutto il necessario per lo studio. Guardate che bella! E fu così che Rosetta imparò a leggere, a scrivere, a far di conto, a lavorare. Fu così che la divenne espertissima nella musica, che apprese a disegnare, a parlare parecchie lingue straniere. Rosetta era la più graziosa, la più bella, la più amabile e la più compita principessina del mondo. Ella non aveva mai disobbedito alla sua nutrice, alla sua santola, e per questo non era mai stata rimproverata. Non rimpiangeva i genitori che non conosceva neanche e non desiderava altro che vivere serenamente nella fattoria in cui era stata allevata. Un giorno, mentre se ne stava seduta su una panca davanti alla sua casa, vide giungere un uomo con l'abito e il cappello galonati, il quale, avvicinandosi a lei, le chiese se poteva parlare alla principessa Rosetta. «Certo», rispose la fanciulla, «perché sono proprio io la principessa Rosetta». «Allora, principessa», riprese il signore togliendosi il cappello, «vogliate ricevere questa lettera che il re vostro padre mi ha incaricato di consegnarvi». Rosetta prese la lettera, l'aprì e lesse quanto segue. «Rosetta, le vostre sorelle hanno 18 anni e sono in età da marito. Io invito i principi e le principesse di tutti i regni del mondo a venire ad assistere ai festeggiamenti che ho intenzione di dare per scegliere gli sposi per le vostre sorelle. Voi avete 15 anni, perciò siete in età di poter comparire a queste feste. Potete dunque venire a trascorrere 3 giorni al mio palazzo. Vi manderò a prendere tra una settimana. Vi invio il denaro per il vostro abbigliamento perché ho fatto molte spese per le vostre sorelle. D'altro canto, nessuno si curerà di voi e perciò potete vestirvi come volete. Il re, vostro padre». Rosetta corse presto a mostrare la lettera alla sua nutrice. «Sei contenta, Rosetta, di andare ad assistere a queste feste?» «Oh sì, mia buona nutrice, sono tanto contenta! Mi divertirò moltissimo e così avrò l'occasione di conoscere il mio babbo, la mia mamma e le mie sorelle. E poi tornerò presso di te». «Ma», disse la nutrice alzando il capo, «che vesti indosserai, mia povera bambina?» «Il mio bel vestito di percalle bianco che sono solita mettere nei giorni di festa, mia cara nutrice». Guardate un po' la figura. Colorata da bambina. «Mia povera bambina, quel vestito decente per la campagna sarà una ben misera cosa per una riunione di re e principi.
E che importa? Mio padre stesso dice che nessuno si curerà di me. Io sarò così più libera perché potrò vedere ogni cosa senza che nessuno si occupi di me. Ah, sospirò la nutrice, non rispose nulla e si mise a raccomodare, a lavare e a stirare la veste di Rosetta. La vigilia della partenza, ella la chiamò e le disse: «Ecco, mia cara fanciulla, il tuo abbigliamento per i festeggiamenti. Tieni ben conto di questo vestito perché non ne hai altri e non sarò lì per lavarlo e stirarlo». «Grazie, mia buona nutrice». «Sii tranquilla, perché starò bene attenta a non sciuparlo», rispose. La nutrice ripose in una cassetta il vestito, una sottana bianca, delle calze di cotone, delle scarpe di pelle nera e un mazzolino di fiori che Rosetta doveva mettersi poi tra i capelli. Nell'istante in cui stava chiudendo la cassa, la finestra si aprì con violenza ed entrò la fata potente. «Ti rechi dunque alla corte del re tuo padre, mia cara Rosetta», disse. «Sì, ci vado per 3 giorni», disse Rosetta. «E che vestiti hai preparato per questi 3 giorni?» «Ecco, guardate!» La fata sorrise, trasse di tasca una boccetta e disse: «Voglio che la mia Rosetta faccia colpo col suo abbigliamento. Codesto non è degno di lei». Così aprì la boccetta e versò una goccia del liquido che conteneva sul vestito, che divenne subito giallo, si spiegazzò e si mutò in un grosso lago canovaccio. Versò un'altra goccia sulle calze che si trasformarono in calze di filaticcio blu, una terza goccia sul mazzolino di fiori che assunse la forma di un'ala di gallina e una quarta goccia sulle scarpe che divenne un rozzo paio di pantofole di tela. «Ecco», disse la fata, «come voglio che compaia la mia Rosetta alla festa. Desidero che tu indossi tutte queste cose. E per completare il tuo abbigliamento, eccoti una collana, un fermaglio per i capelli e dei braccialetti». Pronunciando queste parole, ella trasse di tasca e pose sulla cassa una collana di nocciole, un fermaglio di nespole e dei braccialetti di fagioli secchi. Questa è la fata. E questa è Rosetta. E la baciò in fronte Rosetta stupefatta e scomparve. Rosetta e la nutrice si guardarono sbalordite e infine la nutrice scoppiò in singhiozzi. «Valeva proprio la pena che mi dessi tanto da fare per questo povero vestito. Il primo cencio che mi fosse capitato tra le mani sarebbe servito ugualmente. Oh, mia povera Rosetta, non recarti a quelle feste. Trovati il pretesto di una malattia». «No», disse Rosetta, «perché farai in tal modo una scortesia alla mia madrina. Io sono sicura che tutto quello che fa lo fa per il mio bene, perché ella è ben più saggia di me. Ci andrò, dunque, e indosserò tutte le cose che ella mi ha lasciato». E la buona Rosetta non volle più occuparsi del suo abbigliamento. Si coricò e dormì tranquillamente tutta la notte. All'indomani, appena fu pettinata e vestita, la carrozza del re venne a prenderla e abbracciò la sua nutrice, fece collocare la cassa nella vettura e partì. C'è un'altra figura. Non ci furono che 2 ore di strada, perché la città del re non giaceva che a 6 leghe dalla fattoria di Rosetta. Quando la fanciulla arrivò, fu molto stupita nel vedere che la facevano scendere in un piccolo cortile. Un paggio l'attendeva. «Venite, principessa, sono incaricato di condurvi nel vostro appartamento». «Non potrei vedere la regina», chiese timidamente Rosetta. «La vedrete, principessa, tra 2 ore, quando ci si riunirà per il pranzo. In attesa potete fare la vostra toilette». Rosetta seguì il paggio, che l'accompagnò attraverso un lungo corridoio in fondo al quale c'era anche una scala. Prima di giungere in un altro corridoio, da dove si entrava nella stanza che le era destinata, ella salì su un'infinità di gradini. Era una stanza nella soffitta, mobiliata alla meglio. La regina aveva fatto alloggiare Rosetta in una camera della servitù. Il paggio depose la cassa in un angolo e con un certo imbarazzo disse: «Mi scuserete, principessa, se vi ho condotto in questa stanza tanto indegna di voi.
La regina ha messo a disposizione tutti i suoi appartamenti per i re e le regine e non gliene restavano altri. Va bene, disse Rosetta sorridendo. Non me la prenderò certo con voi per il mio alloggio, perché mi ci troverò benissimo. Quando sarà ora, principessa, verrò a prendervi per accompagnarvi dai vostri genitori. Io sono pronta. Arrivederci, bel paggio. Rosetta si mise a vuotare la sua cassa. Aveva il cuore un po' grosso e sospirando trasse fuori il suo vestito sudicio di canovaccio ed il resto del suo vestiario e cominciò a pettinarsi davanti a un frammento di specchio che trovò in un angolo della stanza. Fu così abile e acconciò con tanta grazia i suoi bei capelli biondi, la sua ala di gallina e il formaggio di Nespole da apparire 10 volte più bella e graziosa. Quando fu calzata ed ebbe indossata anche la sua veste, indescrivibile fu la sua sorpresa nel vedere che la sua misera veste si era trasformata in un vestito di broccato d'oro tempestato di rubini di una bellezza meravigliosa. Guardate. Le sue grosse pantofole erano diventate delle graziosissime scarpette di raso bianco che si chiudevano con una fibbia di un solo rubino, di una bellezza incomparabile. Le calze erano di seta e così fini e delicate da credere che fossero state tessute con un filo di tela di ragno. La sua collana di rubini era adorna di grossi diamanti. I braccialetti erano fatti con i più stupendi brillanti che si fossero mai visti. E la corse allo specchio e notò che l'ala di gallina era diventata un magnifico pennacchio e che il fermaglio di Nespole si era mutato in un carbonchio di una tale bellezza e di un tale splendore che solo una fata poteva possederne di tanto bene. Rosetta, felice e estasiata, faceva dei salti di gioia nella sua cameretta e ringraziava ad alta voce la sua ottima madrina che aveva voluto mettere alla prova la sua obbedienza e che ora la ricompensava con tanta generosità. Il paggio bussò alla porta, entrò, ma arretrò subito, abbagliato dalla bellezza di Rosetta e dalla ricchezza del suo abbigliamento. Ella lo seguì. Egli la fece scendere per le numerose scale, attraversare molti appartamenti ed infine la fece entrare in una serie di splendidi saloni pieni di re, principi e dame. Tutti si fermavano e si voltavano per ammirare Rosetta, la quale, confusa di attirare tanti sguardi su di sé, non osava alzare gli occhi. Infine il paggio si fermò e le disse: «Principessa, ecco il re e la regina». E loro la guardavano sorpresi, con un atteggiamento comico. «Signora», le disse infine il re, «ditemi di grazia il vostro nome». Voi siete senza dubbio una grande regina o una fata potente, la cui inattesa presenza è per noi un onore e una gioia. Sire, disse Rosetta, ponendo un ginocchio in terra, non sono né una grande regina né una fata, ma vostra figlia Rosetta, che voi avete voluto far venire nel vostro palazzo. Rosetta, esclamò la regina, vestita più riccamente di quanto io non lo sia mai stata. E chi dunque, signorina, vi ha regalato tutte queste belle cose? La mia madrina, signora. E aggiunse: signora, permettetemi che vi baci la mano e fatemi conoscere, vi prego, anche le mie sorelle. La regina, seccatissima, le porse la mano. Ecco le principesse vostre sorelle, disse, accennando Arancina e Rossella, che si trovavano al suo fianco. La povera Rosetta, addolorata per quella fredda accoglienza da parte dei genitori, si voltò verso le sorelle e cercò di abbracciarle, ma anche esse si scansarono con terrore, quasi temendola, e Arancina si metteva del rosso per celare il colore giallognolo della sua pelle e Rossella del bianco per coprire le macchie di rossore. Rosetta, respinta dalle sorelle, venne tosto circondata da tutte le dame e le principesse invitate. Siccome discorreva con grazia e gentilezza e parlava parecchie lingue, incantava tutti coloro che l'avvicinavano. Arancina e Rossella ne erano terribilmente gelose. Il re e la regina erano furenti perché lei attirava tutta l'attenzione dei presenti e nessuno più si occupava delle loro figlie e le sue sorelle. A tavola, il re vezzoso, che possedeva il più bello e il più vasto regno che Arancina sperava di sposare,
si pose accanto a Rosetta e si interessò di lei per tutta la durata del banchetto. Dopo il pranzo, per costringere gli ospiti a volgersi verso di loro, Arancina e Rossella proposero di cantare e difatti si misero a cantare in modo impeccabile, accompagnandosi con l'arpa. Rosetta, che era buona e desiderava farsi amare dalle proprie sorelle, applaudì calorosamente il loro canto e apprezzò il loro talento. Arancina, anziché essere commossa dalla delicatezza di questo sentimento, volle giocare un brutto tiro alla sorella, invitandola a cantare a sua volta. Rosetta si schermì con grande modestia, ma le sorelle, che pensavano non sapesse cantare, la sollecitarono con viva insistenza. Ecco, questa è un'altra immagine. La stessa regina, desiderosa di umiliare la povera figlia, si associò alle sue figliole e le ordinò di cantare. Rosetta fece alla regina un profondo inchino. «Obbedisco», disse, e prese l'arpa. La grazia del suo portamento stupì oltremodo le sorelle e quando cominciò a preludiare sull'arpa avrebbero ben presto voluto fermarla, perché s'accorsero subito che il talento di Rosetta era di gran lunga superiore a loro. Ma quando si mise a cantare, con la sua bella voce melodiosa, una sua romanza sulla felicità d'essere buoni e amati dai propri familiari, ci fu un tale scoppio di ammirazione ed entusiasmo che le sue sorelle svennero quasi per dispetto. Il re Vezzoso spareva in estasi per l'ammirazione, si avvicinò a Rosetta con gli occhi velati di lacrime e le disse: «Leggiadra e amabile principessa, mai una voce più dolce ha colpito il mio udito e sarei ben felice di poter ascoltarvi ancora». Rosetta, che si era accorta della gelosia delle sorelle, disse: «Mi dispiace, ma sono stanca». E lui, che aveva dello spirito e della perspicacia, indovinò il vero motivo del rifiuto e per questo ebbe ancora maggior stima di lei. La regina, irritata dal successo di Rosetta, fece finire presto quell'infausta serata e ciascuno si ritirò nelle proprie stanze. Rosetta si spogliò e ripose ogni cosa in una magnifica cassa d'ebano, che trovò nella sua stanza senza sapere come. Nella casa del legno c'erano il vestito di canovacciola, la di gallina, le noccioline, le nespole, i fagioli, le pantofole e le calze blu. Certa che la sua madrina le sarebbe venuta ancora in aiuto, non ebbe più a inquietarsi. Si rattristò solo un pochino della freddezza dei propri genitori e della gelosia delle sue sorelle. Ma conoscendoli, appena appena, quella impressione venne tosto cancellata dal re Vezzoso, che sembrava tanto buono e che era stato tanto gentile con lei. Ella si addormentò presto e all'indomani si svegliò a tarda ora. Guardate che bella questa immagine. Mentre Rosetta non era occupata che da pensieri ridenti e amorosi, il re, la regina e le principesse soffocavano dalla collera. Tutti e quattro si erano riuniti nella stanza della regina. «È una cosa orribile», dicevano le principesse, «l'aver fatto venire qui quell'odiosa Rosetta, che ha delle vesti stupende e che si fa guardare e ammirare da tutti questi melenzi. È per umiliarci, babbo, che l'avete chiamata?» domandarono le sorelle. «Vi giuro, mie care», rispose il re, «che fu per ordine della fata potente che io le ho scritto di venire. D'altronde ignoravo che fosse tanto bella e che...» «Tanto bella?» lo interruppero le principesse. «Dove vedete che sia tanto bella? E sei brutta e stupida! Sono solo le sue vesti che la fanno ammirare. Perché non ci avete dato le vostre più belle pietre preziose e le vostre stoffe più fini? Di fronte a quell'orgogliosa, noi sembriamo delle squacchere!» «E dove avrei potuto trovare delle gemme tanto belle? Quelle in nostro possesso non possono reggere il confronto. È stata la fata madrina a imprestarle le sue». «E perché avete chiamato una fata a far da madrina a Rosetta, mentre noi abbiamo sempre avuto delle semplici regine per madrine?» «Non è stato vostro padre a chiamarla», intervenne la regina. «Essa ci è apparsa senza essere chiamata, manifestandoci il desiderio di essere la madrina di Rosetta».
Non siamo qui per bisticciare, disse il re, ma per trovare un mezzo che ci aiuti a sbarazzarci di Rosetta e a impedire al re vezzoso di rivederla. Niente di più facile, disse la regina. Domani io la farò spogliare dei suoi gioielli e delle sue vesti, la farò condurre via dai miei uomini, i quali la porteranno alla sua fattoria e da lì non uscirà mai più. Appena la regina ebbe finito di parlare, apparve la fata potente e minacciosa in volto e tutta irritata. «Se voi toccherete Rosetta», disse con voce tonante, «se non la tratterete come si deve e non la manterrete insieme a voi, alla vostra corte, non le farete assistere a tutti i festeggiamenti, sentirete gli effetti della mia collera. Voi, re indegno, e voi, regina senza cuore, sarete trasformati in rospi, e voi, figlie e sorelle detestabili, diverrete delle vipere, e ora provate a toccare Rosetta». Dette queste parole, puff, scomparve. I re, la regina e le principesse, atterriti, si separarono senza osare proferire parola, ma con una grande rabbia nel cuore. Le principesse dormirono poco e all'indomani, vedendosi gli occhi pesti e i lineamenti contratti dalla cattiveria, furono ancora più furenti. Ebbero un bel da fare a mettersi il rossetto, il bianco e il rosso, ma non diventarono per questo più belle. I genitori reali non trovarono alcun sollievo, intanto per il loro dispiacere. Ecco le sorelle mentre tentano di farsi belle. Una corpulenta inserviente, nella seconda giornata, recò a Rosetta del pane e del latte e le offrì i suoi servizi per vestirla. Rosetta, che non desiderava che la grassa domestica vedesse la metamorfosi, la ringraziò e le disse che aveva l'abitudine di vestirsi da sola. Ella cominciò la sua toilette e, quando si fu ben lavata e pettinata, si acconciò i capelli, tra i quali voleva mettere il carbonchio del giorno innanzi, ma con grande sorpresa vide che il cofano d'ebano era scomparso. Al suo posto c'era una piccola cassa di legno sulla quale si trovava un foglietto di carta. Lei lo prese e lesse questo: «I vostri indumenti sono a casa vostra, Rosetta. Indossate come ieri le vesti che avete portato alla fattoria». Rosetta non esitò a farlo, certa che la sua madrina non l'avrebbe delusa, e dispose di nuovo l'ala di gallina in modo diverso però dal giorno prima, così il fermaglio di nespole, il suo vestito, le calzature, la collana e i braccialetti. Si pose quindi dinanzi allo specchio e quando si vide rimase abbagliata. Indossava uno stupendo abito da amazzone di velluto celeste coi bottoni di perle, grossi come noci. Le calze erano adornate di una treccia di perle grandi come nocciole. Aveva in capo un berrettino di velluto cilestrino con una bianca penna splendente. Le ricadeva fino alle spalle ed era fissata da una perla di rara grandezza. Gli stivaletti erano pure di velluto azzurro, ricamati con perle e oro. I braccialetti e la collana erano fatti di perle così belle che con una sola si sarebbe potuto comprare tutto il palazzo del re. Mentre era in procinto di lasciare la stanza per seguire il paggio che bussava alla porta, una voce le disse all'orecchio: «Rosetta, non montate altro cavallo che quello che vi condurrà il re vezzoso». Ella si voltò, ma non vide che nessuno le parlò. Fu però certa che quell'avvertimento veniva dalla sua buona fata madrina. Disse lei a mezza voce. Sentì sulla guancia un bacio affettuoso e sorrise. Il paggio, come il giorno precedente, la condusse nei soliti saloni, dove fece più affetto ancora. Il suo fare dolce e buono, il suo volto stupendo, la figura elegante e il suo magnifico abbigliamento attirarono ancora tutti gli sguardi dei presenti. Il re vezzoso che l'attendeva si presentò a lei, le offrì il braccio e la condusse dai sovrani, che l'accolsero con una freddezza ancora maggiore del giorno innanzi. Arancina e Rossella, alla vista del nuovo abbigliamento, scoppiarono dal dispetto e non vollero neanche salutarla. Rosetta rimase un po' imbarazzata di quell'accoglienza. Il re vezzoso, nonostante tutto, notò il suo impaccio
le si avvicinò e le chiese il permesso di essere il suo cavaliere durante la battuta di caccia della foresta. «Sarà per me un grande piacere», rispose Rosetta. «Mi sembra», gli disse, «di essere vostro fratello, tanta è la gioia nello starvi vicino e l'affetto che nutro per voi. Permettetevi di non lasciarvi e di difendervi contro chiunque». «Sarà per me un onore e un piacere», rispose. Il re vezzoso fu molto lusingato di questa risposta e nonostante Arancina e Rossella e i loro tentativi per attirarlo verso di loro, egli non si staccò più da Rosetta. Dopo il pranzo tutti scesero nella corte d'onore per salire a cavallo. Un paggio recò a Rosetta un focoso cavallo nero che sembrava viziato e cattivo e che due scudieri tenevano fermo a fatica. «Voi non monterete codesto cavallo, principessa», disse il re vezzoso, «esso vi ucciderà». «Conducetele un altro», aggiunse, volgendosi al paggio. «Il re e la regina hanno ordinato che la principessa non monti altro cavallo che questo», rispose il paggio. «Cara principessa, vogliate attendere un momento ed io me ne condurrò uno degno di voi. Ma per carità, non salite su questo». «Vi attenderò, sire», rispose Rosetta. Alcuni istanti dopo ricomparve con un cavallo stupendo, bianco come la neve, con una stella di velluto azzurro ornato di perle, la briglia d'oro e di perle. Quando Rosetta volle salirvi in groppa, il cavallo si inginocchiò e non si alzò fin quando la fanciulla non fu seduta, ben saldamente in sella. Il re vezzoso balzò agilmente sul suo bel cavallo sauro e si mise al suo fianco. Il re e la regina e le principesse erano pallidi dall'ira, ma non osarono far nulla per paura della fata potente. Il re diede il segnale della partenza. Ogni dama aveva il suo cavaliere. Arancina e Rossella dovettero accontentarsi di due piccoli principi, né belli e né amabili, come il re vezzoso. Furono tanto sgarbate che essi giurarono che non avrebbero mai sposato delle principesse così scortesi. Invece di prendere parte alla caccia, il re vezzoso e Rosetta si fermarono nei freschi viali della foresta, dove si misero a chiacchierare e a narrarsi la storia della loro vita. «Ma», disse il re vezzoso, «se il re vostro padre si è privato della vostra presenza, com'è che vi ha dato i suoi più bei gioielli?» «È la mia buona madrina che me li ha regalati», rispose lei, e raccontò tutta la sua storia al principe. A sua volta egli le narrò di essere rimasto orfano all'età di 7 anni, che la sua fata prudente si era incaricata della sua educazione, che era stata lei a mandarlo ai festeggiamenti che dava il re, dicendogli che lì avrebbe trovato la sposa che cercava. «Infatti io credo, cara Rosetta, di aver trovato in voi la donna perfetta di cui mi ha parlato la fata. Degnatevi dunque di associare la vostra vita alla mia e autorizzatemi a chiedermi sposa ai vostri genitori. Prima di rispondervi, caro principe, è necessario che io ottenga il permesso della mia madrina, ma credetemi che sarò ben felice di trascorrere la mia vita accanto a voi». La mattinata passò così molto piacevolmente per Rosetta e Vezzoso, e quando fu l'ora, essi ritornarono a palazzo a vestirsi per il pranzo. Rosetta salì nella sua povera soffitta ed entrandovi vide un magnifico cofano di legno, aperto e completamente vuoto. Ella si spogliò e man mano che si toglieva gli indumenti, questi andavano da soli a disporsi nel baule. Ella si acconciò un'altra volta i capelli, si rivestì con cura e quando corse a guardarsi allo specchio non poté trattenere un grido d'ammirazione. Indossava un vestito di velo che sembrava fatto di ali di farfalla, tanto era fine, vaporoso, luminoso, disseminato di diamanti che brillavano come scintille. La parte inferiore del vestito, il corsetto e la vita erano guarniti di frange di diamanti risplendenti come astri e aveva il capo metà coperto da una retina pure di diamanti, a cui erano appese delle grosse ghiande di brillanti che le cadevano fino al collo. Ogni brillante valeva un reame. La collana e i braccialetti erano fatti di diamanti così grandi e splendenti che a guardarli fissamente facevano male gli occhi. Rosetta ringraziò commossa la sua madrina e anche questa volta sentì sulla guancia un dolce bacio come al mattino. Ella seguì il paggio entro le sale, il re vezzoso l'attendeva alla porta, le offerse ancora il braccio e la condusse fino alla sala in cui si trovavano i suoi genitori.
Rosetta andò a salutarli e Vezzoso notò con indignazione le occhiate furiose che i giovani sovrani e le principesse lanciarono alla povera Rosetta. Come al mattino, egli rimase presso di lei e fu testimone dell'ammirazione che suscitava Rosetta e del dispetto delle sue sorelle. Lei era triste di vedersi oggetto di odio dei propri genitori e delle sorelle. Lui si accorse della sua tristezza e gliene chiese la causa. E lei gliela disse con tutta franchezza. «Quando dunque, cara Rosetta, mi permetterete di chiedervi in sposa a vostro padre? Nel mio regno tutti vi ameranno più degli altri io. Domani, caro principe, interrogerò la mia madrina e vi recherò subito la risposta». Tutti si posero a tavola. Intanto Vezzoso si collocò accanto a Rosetta, che si mise a discorrere in modo più piacevole. Dopo il banchetto il re impartì degli ordini per l'inizio del ballo. Arancina e Rossella, che prendevano delle lezioni di danza già da 10 anni, ballavano benissimo, ma senza grazia. Sapendo che Rosetta non aveva mai avuto occasione di ballare, annunciarono con aria beffarda che ora avrebbe toccato a lei dare prova delle sue abilità. Ecco, un'altra immagine. La modesta fanciulla si schermì perché le ripugnava esporsi in pubblico e attirare tutti gli sguardi su di sé, ma più si scansava, più le invidiose sorelle insistevano, sperando di procurarle alla fine un'umiliazione o un insuccesso. La regina pose fine a quella discussione, ingiungendo a Rosetta di esibirsi nella stessa danza delle sue sorelle, e lei si sentì in dovere di obbedire. Vezzoso si propose come cavaliere e iniziarono a ballare. Mai si era vista una danza più graziosa, più viva, più leggera. Tutti li guardavano con crescente ammirazione. L'esecuzione della loro danza era di gran lunga migliore di quella di Arancina e Rossella, che, non potendo più contenere il loro furore, stavano già per slanciarsi su Rosetta per schiaffeggiarla e strapparle i gioielli, quando il re e la regina, che non le perdevano mai di vista, le fermarono indovinando le loro intenzioni, sussurrando al loro orecchio: «Ricordatevi quello che ci ha detto la fata potente! Abbiate pazienza! Domani è l'ultimo giorno!» Quando i due ballerini finirono di danzare, gli applausi scrosciarono da ogni parte e gli ospiti chiesero con sollecitudine a Rosetta e a Vezzoso di ricominciare. Non sentendosi per niente stanchi, essi non vollero farsi pregare ed eseguirono ancora una danza migliore e leggera della precedente. Per quel nuovo smacco, Arancina e Rossella non ne poterono più e per la gran rabbia si sentirono come soffocare e svennero. Le portarono via prima di sensi e i loro volti erano così abbrutiti dall'ira e dall'invidia che avevano perduto ogni traccia di bellezza. Nessuno le compianse perché tutti conoscevano la loro gelosia e la loro perfidia. Gli applausi e l'entusiasmo per Rosetta si fecero così fervidi che la fanciulla per sottrarvisi si rifugiò in giardino, dove naturalmente il re Vezzoso la seguì. Essi impiegarono il resto della serata passeggiando e intrattenendosi sui loro progetti per l'avvenire, certi che la fata potente avrebbe dato volentieri a Rosetta il consenso di unirsi in matrimonio. Ecco l'immagine di questo momento. I diamanti di Rosetta scintillavano con tanto splendore che i viali in cui si incamminavano e i boschetti in cui si sedevano sembravano illuminati da miriadi di stelle. Infine dovettero separarsi. «A domani», disse Vezzoso. «Domani spero di potervi dire per sempre». Rosetta salì nella sua stanza e quando fu svestita il suo ricco abbigliamento andò a collocarsi in un cofano ancora più bello dei precedenti. Era costruito in avorio, scolpito e guarnito di chiodi di turchese. Quando Rosetta si coricò, spense la candela e disse sottovoce: «Mia cara e buona madrina, che debbo rispondere domani al re Vezzoso? Datemi voi la risposta. Qualunque cosa mi ordinerete, io vi obbedirò». «Dite di sì, mia cara Rosetta», rispose la voce dolce della fata. «Sono stata io a combinare questo splendido sposalizio.
E Rosetta ringraziò la buona fata e si addormentò dopo aver sentito su entrambe le guance il suo bacio materno. Ecco, Rosetta che dorme. Mentre Rosetta dormiva tranquillamente, il re e la regina, Arancina e Rossella, ruggivano dal furore, litigavano, si accusavano a vicenda. E l'indomani doveva svolgersi una corsa con dei carri, ogni carro a tiro di due cavalli doveva essere guidato da una dama. E si decisero di dare a Rosetta un carro molto alto e facile a rovesciarsi, tirato da due giovani cavalli focosi e poco addestrati. Il re vezzoso disse: la regina non avrà certo un carro e dei cavalli di ricambio, come ha avuto stamane il cavallo da sella. Gli è stato facile allora prendere uno dei suoi, ma adesso... Il consolante pensiero che Rosetta poteva finire uccisa o gravemente ferita fece tornare la pace nel cuore di queste quattro cattive persone. Ah, il consolante pensiero però durò poco perché... Vediamo. Arancina e Rossella dormirono poco e quando si alzarono furono ancora più brutte e sciupate del giorno innanzi. Rosetta, che aveva già la coscienza tranquilla e il cuor contento, invece riposò beatamente, essendosi molto stancata, dormì fino al mattino inoltrato. Quando si svegliò, ebbe appena il tempo di prepararsi. La voluminosa ragazza di servizio le portò la solita scodella di latte col solito tozzo di pane. Era stata la regina a ordinare che venisse trattata come una serva. Rosetta, che non era una schizzinosa, mangiò con molto appetito e poi iniziò a prepararsi. Il cofano d'avorio era scomparso e perciò, come nei giorni precedenti, indossò il suo vestito di canovaccio, l'ala di gallina, le altre cose e poi andò a guardarsi allo specchio. Beh, si vide addosso uno splendido costume d'amazzone di raso paglierino adorno davanti e in basso di zaffiri e smeraldi. Portava un berrettino di velluto bianco guarnito di penne dai mille colori degli uccelli più rari e fissate con un zaffiro grande come un uovo. Al collo portava una catenina di zaffiri meravigliosi e un opale al centro. Il vetro era di diamante. Questo orologio in cui c'erano le lancette di zaffiro sfaccettato, non aveva mai bisogno di essere caricato. Rosetta sentì bussare alla porta. Era il paggio ed ella lo seguì. Entrando nella grande sala, scorse il re vezzoso, che l'aspettava con viva impazienza. Egli corse subito da lei, le offerse il braccio e le disse con sollecitudine: «Ebbene, cara principessa, che vi ha detto la fata? Che risposta mi date?» «Quello che mi dette il mio cuore, caro principe. Io vi consacrerò la mia vita, come voi mi offrite la vostra.» «Grazie mille volte grazie, cara e bella Rosetta. Quando posso chiedervi adesso in sposa a vostro padre?» «Dopo la corsa dei carri, caro principe. Permettete che aggiunga alla mia domanda qualche, anche quella di celebrare oggi stesso il matrimonio. Vorrei farlo perché ho fretta di sottrarvi alla tirannia della vostra famiglia e condurvi al più presto nel mio regno.» Rosetta esitò, ma udì alla voce, ma udì all'orecchio la voce della fata sussurrarle: «Accetta!» La stessa voce disse all'orecchio del re vezzoso: «Affrettate lo sposalizio, principe, e parlate al re. Senza indugio la vita di Rosetta è in pericolo ed io non potrei più vigilare su di lei per 8 giorni a partire da questa sera, dal tramonto del sole.» Vezzoso trasalì e riferì a Rosetta quanto aveva udito. Ella rispose che non bisognava trascurare quell'avvertimento perché proveniva senza dubbio dalla sua fata potente. Ella andò a riferire il re, la regina, ma nessuno di loro parlò né si curò di lei. Venne però ben presto circondata da una schiera di principi e di re che avevano in animo di chiederle sposa, ma nessuno osò parlarne perché Vezzoso non la lasciava mai sola. Dopo il pranzo tutti scesero
e presero possesso dei carri. I cavalieri dovevano salire a cavallo e le dame condurre i carri. Per Rosetta portarono quello designato alla regina. Dalla regina. Vezzoso afferrò Rosetta all'istante in cui stava per balzare sul carro e la depose a terra. «Voi non salirete su codesto carro, principessa. Guardate i cavalli!» Rosetta notò allora che i due cavalli erano tenuti a bada da quattro uomini, mentre scalpitavano e recalcitravano con furore. Nel medesimo istante, un grazioso valletto con un costume di raso paglierino e dei fiocchi azzurri annunciò: «Ecco il cocchio della principessa Rosetta!» E si vide avvicinarsi un piccolo carro di perle e madreperla tirato da due superbi cavalli bianchi, i cui finimenti di velluto giallo pallido erano ornati di zaffiri. Vezzoso non sapeva se doveva permettere a Rosetta di salire su quel carro sconosciuto, e gli temeva sempre qualche scelleratezza da parte del padre re e della regina, sua madre. La voce della fata bisbigliò al suo orecchio: «Lasciate pure che Rosetta vi salga. Questo è un mio dono. Seguitelo ovunque. È necessario che ella si trovi nel vostro regno prima di sera.» Vezzoso aiutò Rosetta a salire sul cocchio e balzò sul proprio cavallo. Tutti i carri partirono e così anche quello di Rosetta. Dopo alcuni istanti, due carri con le dame velate cercarono di sorpassare quello di Rosetta. Uno di essi si precipitò con tale impeto contro quello di Rosetta che l'avrebbe inevitabilmente schiacciato se esso non fosse stato opera delle fate. A spezzarsi fu il carro potente e massiccio. La dama velata venne sbalzata sul selciato dove rimase distesa e immobile. Ecco la dama velata. Mentre Rosetta, che aveva riconosciuto in lei Arancina, cercava di fermare i propri cavalli, ecco l'altro carro slanciarsi contro il suo, investendolo con la stessa violenza del primo. Ma, come era prevedibile, ebbe la stessa sorte. Rosetta riconobbe Rossella e stava per scendere e soccorrerla, quando Vezzoso glielo impedì dicendo: «Fermati, Rosetta! Partite!» disse una voce. «Il re accorre con un esercito d'armati per uccidervi tutti e due. Il sole tramonterà tra breve e io non ho che il tempo per salvarvi. Partite coi miei cavalli e voi», disse il re Vezzoso, «abbandonate il vostro». Vezzoso salì sul carro di Rosetta, che era più morta che viva, e i cavalli partirono con una velocità di 20 leghe all'ora. Per un lungo tempo essi si videro inseguiti dal re. Il cocchio volava sempre con fulminea rapidità, tanto che i cavalli finirono per fare 100 leghe all'ora. E si corsero a quella velocità per ore e ore, in capo alle quali si fermarono i piedi della gradinata del palazzo del re Vezzoso. Tutta la reggia era illuminata e la corte era al completo, in uniforme di gala, e attendeva il re ai piedi della grande scala. Questa era l'altra sorella imbizzarrita. Il re e Rosetta, sorpresi, non sapevano come spiegarsi quell'inaspettata accoglienza. Appena Vezzoso ebbe aiutato Rosetta a scendere dal cocchio, essi si videro dinanzi la fata potente, che disse: «Siate i benvenuti nel vostro regno, re Vezzoso. Seguitemi, tutto è pronto per il vostro sposalizio. Conducete Rosetta nel suo appartamento affinché si cambi di vesti e io intanto vi spiegherò quello che non potete comprendere negli avvenimenti di questa giornata. Ho ancora un'ora di tempo.» La fata e Vezzosa condussero Rosetta in un appartamento addobbato e mobiliato col gusto più squisito, dove la fanciulla trovò delle ancelle pronte a servirla. «Verrò a prendervi tra poco, cara Rosetta», disse la fata, «perché i miei istanti sono contati.» Essa uscì con Vezzoso e gli disse: «L'odio del re e della regina per Rosetta s'era fatto così violento che si erano decisi ad affrontare anche la mia vendetta pur di disfarsi di lei. Vedendo che la loro insidia nella corsa dei cavalli non era riuscita, perché io avevo sostituito i miei cavalli con quelli che dovevano uccidere Rosetta, essi decisero allora di ricorrere alla forza. Il re si circondò di una masnada di briganti che si proposero di ucciderla giurando cieca obbedienza al re.
si misero sulle vostre tracce ed il re, vedendo il vostro amore per Rosetta e prevedendo che voi l'avreste difesa fino alla morte, decise di sacrificare il suo odio anche a voi. Arancina e Rossella, che ignoravano quest'ultimo progetto, tentarono di far morire Rosetta col mezzo che avete visto, cioè fracassando il suo piccolo carro, ma io le ho punite entrambe come meritavano. Arancina e Rossella ebbero il volto talmente ammaccato dalle pietre che erano divenute orribili. Io le ho fatte rinvenire dal loro svenimento, ho rimarginato le loro ferite, ma ho lasciato le loro orrende cicatrici a sfigurarle. Ho mutato i loro ricchi costumi in abiti di poveri campagnole e le ho costrette a sposare subito due rozzi palafrenieri che hanno ricevuto l'incarico di percuoterle e maltrattarle finché il loro cuore non sarà cambiato. Il re e la regina li ho trasformati in bestie da soma che ho ceduto a padroni rudi ed esigenti, i quali faranno loro espiare le scelleratezze perpetrate ai danni di Rosetta. Eccoli qua. Inoltre, essi sono stati condotti tutti e quattro nel vostro regno e condannati a sentirlo dare senza tregua a Rosetta e il suo sposo. Mi resta ancora una raccomandazione da farvi, caro principe. Nascondete a Rosetta la punizione che ho dovuto infliggere ai suoi genitori e alle sue sorelle. Ella è tanto buona che la sua felicità ne sarebbe turbata. Ed io non voglio né debbo essere clemente con dei cattivi dal cuore guasto ed incorreggibile. Vezzoso ringraziò vividamente la fata, promettendole di mantenere il segreto, e si andarono a prendere Rosetta, che aveva già indossato l'abito di nozze. Era un velo di oro brillante, adorno di parecchie ghirlande di fiori e uccelletti in pietre preziose di tutti i colori, di una bellezza incomparabile. Le gemme che formavano gli uccellini al minimo movimento di Rosetta producevano un delizioso cinguettio che era come musica melodiosa. Rosetta portava in capo una corona di fiori di pietre preziose più belle ancora di quelle del vestito e le braccia erano circondate da carbonchi che scintillavano come gli astri nella notte. Vezzoso rimase appagliato dalla sua bellezza, ma la fata lo distolse dicendogli: «Presto, presto, andiamo! Io non ho a disposizione che una mezz'ora soltanto, dopo la quale devo recarmi dalla regina, dove perderò ogni potere per 8 giorni. Noi siamo tutte sottoposte a questa legge da cui nessuno ci può liberare». Vezzoso porse la mano a Rosetta e, preceduti dalla fata, si avviarono verso la cappella che era splendidamente illuminata. Vezzoso e Rosetta ricevettero la benedizione nuziale, rientrando nelle sale si accorsero che la fata era scomparsa, ma certi che l'avrebbero rivista dopo 8 giorni, non se ne dettero pena. Il re presentò la nuova regina alla corte e tutti la trovarono leggiadra e bella, per cui si sentirono subito inclinati ad amarla come amavano il loro sovrano. Con un delicato atto di gentilezza, la fata aveva fatto trasportare nel regno di Vezzoso la fattoria dove era stata allevata Rosetta e con essa tutti i suoi abitanti. Questa fattoria venne collocata in fondo al parco, di modo che Rosetta poteva ogni giorno, con una passeggiatina, andare a trovare la sua nutrice. La fata aveva pure provveduto a far trasportare nel palazzo di Rosetta i cofani contenenti i costosi vestiti che ella aveva indossato alla corte del padre durante i recenti festeggiamenti. Rosetta e Vezzoso furono felici e si amarono sempre con grande tenerezza. Rosetta non venne mai a sapere della terribile punizione inflitta ai suoi congiunti. Quando chiese a Vezzoso notizie sullo stato dei suoi parenti, egli le rispondeva sempre che avevano riportato delle escoriazioni ma che erano guarite, si erano sposate e che la fata le proibiva di occuparsene ulteriormente. E per questo Rosetta non tornò più sull'argomento. Arancina e Rossella, più erano felici, più il loro cuore si induriva. Rimasero perciò sempre brutte e dovettero servire sempre come fantesche di infimo grado. Il re e la regina, mutati in bestie da soma, non ebbero altra consolazione che quella di mordersi e tirarsi a calci. Furono costretti a condurre i loro padroni ai festeggiamenti che si tennero per lo sposalizio di Rosetta e Vezzoso e creparono quasi di rabbia udendo gli elogi rivolti alla sposa mentre la vedevano passare bella, radiosa e adorata
dal suo re vezzoso. Essi dovevano riprendere la forma umana, solo se il cuore si fosse cambiato. Si dice però che dopo 6.000 anni erano ancora bestie da soma. Mentre il destino di Rosetta e Vezzoso era ben più fulgido. Guardate. E vissero per sempre felici e contenti.